Ecco, unito due brani. Uno era appunto Driving to Amsterdam, uno dei due, adesso non mi ricordo perché li ho messi proprio al volo. In realtà poi la cosa cade veramente a fagiolo, come si suol dire, perché mi dà l'assist, visto che si parla di calcio, segnatamente dell'Olanda, mitica del calcio totale, cappelloni, basette lunghe. Infatti anche oggi ho fatto una cosa abbastanza sul pezzo anch'io, non so se si può notare, vabbè, poi dopo vi farò vedere. Nel senso che, uno, mi piaceva moltissimo quella nazionale, come giocava, è stato poi di grande aiuto anche per, faccio un esempio per tutti, il Milan di Sacchi piuttosto che il Torino ancora prima di Gigi Radice, eccetera eccetera, il pressing, il calcio totale, insomma, Johan Cruyff, Johan Neeskens, lui sì che aveva delle basette delle... e non solo, tantissimi campioni. La mitica Olanda di Cruyff è stata quasi raggiunta dall'ultima Olanda, finale con la Spagna, sia nella semifinale che c'è stata con l'Argentina, con un pochino di intraprendenza in più. Se avessero giocato, per intenderci, come hanno giocato col Brasile, probabilmente la finale non gliel'avrebbe tolta nessuno, e soprattutto sarebbe stata la bella occasione. Chiaro che i tempi sono cambiati, non c'è magari più molta attinenza con quel periodo, però sarebbe stato bello rivedere una finale tra Germania Ovest e Olanda del 7 luglio 1974. Da una parte la potenza teutonica con Sepp Maier, Bertie Fox, Paul Breitner, il maoista della squadra, in contrapposizione al capitano, sempre del Bayern Monaco, il Kaiser Franz Beckenbauer. La stessa cosa peraltro succedeva in quegli anni alla Lazio di Tommaso Maestrelli, con i vari Chinaglia e Wilson eternamente in contrapposizione. A completare la difesa Schwarzenbeck e Bono. Poi dal 7 all'11 Ernest Wolfgang Overath, elegantissimo e tecnicamente sopraffino, una specie di gazzella che danzava sulle punte, a scapito, pare per volontà di Beckenbauer, del pur dotatissimo e più anticonformista Gunther Netzer, Germüller, Grabowski, Olsenbein, letteralmente gamba di legno. L'Olanda rispondeva con il portiere part-time, pare che fosse tabaccaio, Longbloed, Surbier, Riesbergen, Hahn, Ruud Krol, qualche anno dopo giocherà in Italia con il Napoli, Jansen, e il centrocampo e attacco da favola con Johnny Rep, Neeskens, Cruyff, Van Aanegem, Rosenbrink. Beh, sappiamo tutti come è andata a finire, con l'arancia meccanica che con il suo calcio totale riuscì ad andare in gol su rigore con Neeskens, ma che poi fu raggiunta dal rigore di Breitner e il raddoppio di Germüller sul finire del primo tempo. A nulla varse il forcing orange della ripresa, e quell'Olanda fortissima, irripetibile, a ripensarci ancora oggi sembra impossibile, arrivò solo seconda.
standing still. You did not try to possess, but you will. Growing obsession while you're at the door. One step more and it's yours. Day after day you've been dealing with truth. You think you're living, but life's killing you. What do you feel when your daughter is near? You feel held up by her fear. What did you lose in your life and your will? I see no value in what your heart feels. What would we lose when the value would die? No one who cares, you're outside.